Bentornati sul canale, oggi parleremo di scarpe, ovvero di quelle indispensabili che ogni ragazza dovrebbe avere nell'armadio nella stagione primavera-estate. Ho preso spunto e ispirazione da una di voi che mi ha lasciato nella famosa box che posto ogni settimana nelle stories questo messaggio in cui mi diceva: ciao Katia, ho provato a rispondere nel box apposito ma la risposta era troppo lunga e non ci stava. Mi piacerebbe vedere un video in cui parli delle tipologie di scarpe primavera-estate che ogni donna dovrebbe avere in base alle diverse occasioni d'uso, ad esempio tempo libero, lavoro, occasioni speciali, cerimonie, cene fuori formali e meno formali, serate in disco, vacanze al mare, eccetera. Non so se ti vengono in mente altre occasioni, che ne pensi? In ogni caso, grazie. Il messaggio è stato mandato da Mary. Grazie Mary, ti saluto se stai guardando questo video. Allora, ne approfitto prima di tutto per mostrarvi la mia nuova scarpiera. Se non siete abitué dei miei video, probabilmente questa è la prima volta che la vedete, altrimenti l'avete già vista da un paio di mesi a questa parte in quasi tutti i miei video, perché diciamo fa da sfondo. Questa non è una classica scarpiera, in realtà è una libreria di Ikea che io poi ho reinventato e ci ho messo le scarpe. Le ho divise per categorie e per stagioni. Nei ripiani più alti abbiamo tutte le scarpe autunnali e invernali, nel ripiano al centro ho le mie adorate sneakers. Questa è solo una parte di quelle che ho portato qui a casa nuova, mentre negli ultimi tre ripiani ci sono le scarpe con il tacco, le décolleté, quelle con il mezzo tacco e le ballerine. Direi di iniziare dal tempo libero. Quali sono le scarpe che utilizzo quando ad esempio voglio andare a fare shopping, oppure so che devo macinare diversi chilometri a piedi? Ovviamente sono loro le sneakers, ne ho di diverse tipologie, devo dire. Quelle che sfrutto di più in questa stagione, in realtà anche quest'inverno più o meno, sono queste qui di Albano, che vi faccio vedere meglio. Queste sono in pelle bianca, ma non sono le classiche sneakers troppo sportive, perché come potete vedere dietro sono impreziosite da questa parte piena di strass su sfondo grigio. Queste mi sono piaciute tanto perché appunto sono molto versatili e riesco a sfruttarle con diversi look, da quelli più sportivi a quelli un po' più eleganti, quindi esempio jeans, camicetta, blazer e queste sotto, insomma. Secondo me è un look molto carino e da sfruttare tutti i giorni. Per quanto riguarda invece adesso che si sta avvicinando l'estate, secondo me la scelta migliore sono queste, ovvero le scarpe platform o comunque le espadrillas che hanno la para fatta in paglia. Queste sono di Superga, le ho prese l'anno scorso. Devo dire che sono state comode, le ho sfruttate tanto, ma hanno tanta zeppa. Queste sono veramente alte e più volte ho rischiato di slogarmi le caviglie, quindi insomma non me le consiglio proprio al 100%. So che le fanno anche leggermente più basse, ecco, magari puntate su quelle lì. Se invece voglio stare più carina, sempre nel tempo libero, e so che non devo camminare, magari ecco esco per prendere un aperitivo e sto seduta, preferisco le scarpe con il mezzo tacco, che sono ritornate di moda già dalla scorsa stagione, quindi sia quella autunnale ma sia già dall'anno scorso. Io ne ho diverse, guardo giù perché le ho tutte giù, e vi faccio vedere queste che sono appunto un nuovissimo arrivo. E tra l'altro queste fanno parte anche di un altro trend che è ritornato e che io amo, ovvero le scarpe slim back che lasciano completamente il tallone scoperto. E anche di questa tipologia ne ho un altro paio che però sono più basse, e queste ve le avevo già fatte vedere l'anno scorso. Questo è uno dei miei brand di scarpe preferite, che si chiama Stella Sofia, ed è un brand completamente made in Italy, che ha delle scarpe di super qualità, e insomma sapete che queste sono uno dei miei pai di scarpe. Pai? Sì, una delle mie paia di scarpe preferite, anche per colorazione, perché veramente queste le sfruttate con qualunque outfit. Molto comode secondo me sono anche queste qui con i lacci, che danno quella maggiore sicurezza al piede, e secondo me sono anche
più cool, soprattutto queste qui che sono leggermente verniciate e hanno un colore che si addice tantissimo alla bella stagione. Scarpe da lavoro, ecco, in questo caso per quanto riguarda l'ambiente lavorativo è un po' più difficile perché dipende molto da che genere di ruolo avete e soprattutto in che tipologia di ambiente vi rapportate. Per rimanere sul classico, io direi che la décolleté tacco 7 è perfetta. Però, ecco, anche qui ci sono diversi fattori da tenere in considerazione, tipo quanto siete alte, la vostra sopportabilità a portare tacchi tutto il giorno e tutti i giorni, quindi io in questo caso non supererei mai il tacco 10 perché secondo me è poco indicato. Se invece lavorate ad esempio in un ambiente un po' più easy, un po' più creativo, secondo me vanno benissimo le scarpe con il mezzo tacco che vi ho mostrato prima, magari in colori non eccessivamente sgargianti ma sobri, oppure delle ballerine come ad esempio queste qui che hanno un tacco veramente piccolissimo, sono 3,5 cm, però sono comunque carine, classiche, nulla di troppo stravagante. Oppure queste qui, aiuto, queste qui di Aldo, e anche queste colorazione neutra che però hanno la particolarità del tacchetto con tutti questi strass. Carine, ma allo stesso tempo, insomma, non sono noiose e soprattutto sono comode. Se invece non vi piacciono proprio le ballerine e non volete rinunciare alle décolleté, tenete presente che comunque ci sono molti brand che fanno décolleté con tacco molto molto mini, che parte da 3 cm fino a 5/7. Quelle secondo me anche sono una buona opzione per restare chic, carine, senza cadere poi nel trash. Per le occasioni speciali, come ad esempio le cerimonie, anche in questo caso io direi che abbracciare la linea classica è sempre la scelta migliore. Quindi per quanto riguarda la stagione un po' più fredda, secondo me due tipologie di scarpe da avere sono le décolleté. Una in una tonalità nude e una in una tonalità nera, quindi queste nude che veramente si sposano con qualunque tipologia di look, magari anche nella versione in vernice, perché no, sono molto belle, oppure la versione così in pelle nera. Queste sono un po' più particolari perché hanno tutti questi laccetti, ma potete tranquillamente prenderne un paio senza, ecco, che sono decisamente più portabili rispetto a queste che comunque sono un po' più sexy. Infatti non lo so quando le ho comprate a che cosa stessi pensando, vabbè, però comunque sono molto belle, un po' più particolari rispetto a quelle classiche. Ecco, sicuramente queste non sono un paio di scarpe che vi consiglio di indossare in ufficio. Mentre per quanto riguarda la stagione estiva, vi consiglio i sandali, soprattutto due in particolari, che può sembrare una scelta banale, però non lo è perché vi salvano praticamente i look, e sono il sandalo argento e il sandalo oro, come ad esempio questi qui di Primadonna che vi ho mostrato nel video sui 6 look da cerimonia, che se per caso vi siete perse vi lascio qui sopra. Questi davvero si sono rivelati i sandali più comodi fino ad oggi. Tacco 10, senza plateau, anzi proprio un minimo accenno di plateau, veramente comodissimi con il cinturino, fantastici, ecco, buon rapporto qualità-prezzo, disponibili anche nella variante oro. Ecco, una cosa che non vi consiglio assolutamente di adottare per le cerimonie sono le zeppe e le scarpe con il plateau troppo alto, troppo accentuato, ecco, quelle proprio no, evitatele come la peste, perché non sono assolutamente chic, assolutamente eleganti, anzi sono estremamente rozze. Per quanto riguarda invece scarpe da indossare per le uscite serali oppure per andare a ballare in discoteca, qui dipende molto da che genere di persona siete e da che stile avete. Ci sono molte persone che ad esempio preferiscono stare comode perché vogliono ballare, vogliono muoversi senza avere l'impiccio dei tacchi troppo alti, quindi vanno ad esempio con il vestitino e sotto gli anfibi, le zeppe o comunque scarpe alte, ma tutte su un piano per intenderci, cosa che a me non piace. Io preferisco sempre avere un sandalo carino, magari non eccessivamente alto, che poi ecco, basta che mi tirano una botta e cado,
ma che però ecco mi dia quella sorta di raffinatezza in più, perché poi soprattutto in questi posti è facile cadere nel volgare, ecco, quindi secondo me bisogna sempre scegliere qualcosa il più sobrio possibile. Anche in questo caso l'altezza la decidete voi. Io non andrei mai al di sopra dei 10 cm, cioè secondo me già 12 è un po' troppo. D'estate invece, per quanto mi riguarda, ci sono tantissime, ecco, discoteche all'aperto, sulla spiaggia, quindi in quel caso non dovete farvi alcun problema, perché andranno benissimo dei sandaletti aperti, delle infradito comunque a sandalo gioiello o addirittura a piedi scalzi, che vi toglie praticamente tutti i problemi. Vacanze al mare. In questo caso, allora, le scarpe che vi consiglio sono, prima di tutto, scegliere un buon paio di ciabattine. Non vi consiglio di scegliere le classiche Havaianas, quindi le floppine, quelle di plastica, perché quelle secondo me sono adatte esclusivamente in piscina. Per andare in spiaggia io le trovo scomode e anche poco carine. Io preferisco di più la ciabattina ben fatta, dettagliata, magari con uno stile un po' geometrico, etnico, più carina, un po' più boho chic rispetto a quelle super pacchiane, colorate, floreali, che insomma secondo me sono un po' con trend per questa stagione. Io direi di buttarvi su qualcosa di più sobrio. Sicuramente portarvi dietro tantissimi sandali gioiello, ma bassi. Non vi consiglio di portarvi i tacchi dietro, perché secondo me li sfrutterete relativamente poco, però ovviamente ci sta un paio, non altissime, perché è sempre per il discorso che vi ripetevo prima: se andate a ballare, fate serate fuori, eccetera, secondo me la scarpa troppo alta non è adatta. Un paio di scarpe che mi porterei senza ombra di dubbio in vacanza sono queste, perché non hanno un tacco eccessivamente alto, hanno il cinturino alla caviglia e tutti questi intrecci sul davanti, e poi sono super colorate. Queste in particolar modo abbracciano la tendenza del color block, quindi hanno due tipologie di fucsia, uno magenta e uno un po' più scuro, ciclamino, e poi il tacco, vedete, è rosso, quindi sono veramente bellissime. Non mi porterei sandali di questo tipo, perché voglio dire, sì, sono carini, però il tacco a spillo non è proprio il massimo. E poi ovviamente la scarpa must have estiva sono le espadrillas, in particolar modo queste qui, le espadrillas, quindi fatte a zeppa. Queste sono leopardate, sono super super di tendenza. Queste qui invece pitonate, che anche se sono super di tendenza, sempre con la zeppa in paglia. Oppure, per non sbagliare, se volete stare comode, se andate in vacanza eccetera, vi consiglio invece della classica sneakers, che comunque è sempre in pelle, a meno che non scegliete un paio molto sportive, come ad esempio le Nike, che hanno, che ne so, la parte sopra in cotone, che sono traspiranti, effetto calzino, eccetera eccetera. Sono molto sportive, ecco, a me non piacciono, quindi vi consiglio in alternativa le sneakers espadrillas, che secondo me sono favolose, sono bellissime, saranno sicuramente uno dei prossimi acquisti che vedrete prestissimo sul canale. Quindi ragazze, penso di aver risposto un po' a tutte le domande, di aver abbracciato un po' tutti gli argomenti. Fatemi sapere con un pollice in su se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, e in tal caso iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video relativi al mondo della moda. Io come sempre vi mando un bacione fortissimo, aiuto, e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!